La città di Sulmona ha ricordato una delle pagine più buie della propria storia, la strage del 27 agosto 1943. La stazione ferroviaria, ritenuta un importante obiettivo, fu abbattuta da un bombardamento aereo. L'incursione distrusse la stazione e uccise più di 100 tra ferrovieri e passeggeri. Persone che per mala sorte si trovavano lì nel preciso istante in cui fortezze volanti anglo-americane scaricarono tonnellate di bombe. Una strage che sconvolse Sulmona e il suo comprensorio. A 78 anni dal tragico evento, il sindaco Anna Maria Casini ha deposto un omaggio floreale presso la chiesa della Madonna Pellegrina, nel piazzale Vittime Civili di Guerra, antistante la stazione ferroviaria, per onorare la memoria dei numerosi concittadini che persero la vita durante l'eccidio. Oggi qui con me molti familiari delle vittime dell'epoca a testimoniare quando sia ancora vivo il ricordo di quella tragedia. E questo è un momento molto difficile per tutta la comunità locale, nazionale, ma addirittura internazionale. Ci testimonia quando quei valori di pace, di solidarietà contro la guerra, contro gli eccidi che tutte le guerre provocano, sia ancora molto attuale. Piangiamo e assistiamo a questa tragedia umanitaria che si sta verificando in questi giorni in Afghanistan, e quindi oggi questo momento assume un valore particolare, proprio quello di ricordare quando dovere di tutti è tenere altissima l'attenzione verso l'affermazione forte, importante di quei valori di pace, solidarietà, accoglienza contro ogni tipo di guerra e ogni eccidio. Uscirono dalla Tirrena alle 11:30, mi sa, per avvisare, e quindi scappammo via, e poi verso le 11 e qualche minuto da Sulmona, sulla Maiella, uscirono due gruppi di aerei grossi, di fortezze volante. Attraversarono qui la valle, verso Popoli, su, girarono, si aprirono e all'altezza qui, diciamo, di San Rufino, qua sotto, fece il segnale rosso che bombardò, e cominciarono a bombardare bombe di tutti i tipi, spezzoni, guerre, una cosa completamente. Mia madre, per salvarmi un fratello, se l'era messo sotto. È un ricordo che comunque permane nella sua memoria. Fisso, e che proprio è indelebile. 7 morti e 7 feriti, ed è stata una tragedia immensa per casa nostra. È un ricordo lacerante che ancora oggi ci prende a tutti quanti, per cui ogni anno noi veniamo qui a onorare questi caduti.